Buongiorno a tutti, oggi abbiamo giurato come amministratori di questa città. Come ben sapete, la mia delega ufficiale sarà bilancio e tributi. Per me, come ho già detto altre volte, sono abituata ad essere un tecnico, non un politico. È la mia prima esperienza e spero di fare questa mia esperienza come ho sempre sognato, politica in maniera pulita, pulita perché la nostra, voi sapete, come città è stata una vittoria conquistata senza inciuci, senza apparentamenti. Quindi quello che spero io per questa città è di lavorare proprio per il bene della città. Sappiamo bene che non abbiamo la maggioranza in consiglio, però come sempre dico io, non avere la maggioranza per me è uno stimolo, perché nel momento in cui si ha la maggioranza in consiglio spesso forse ci si culla perché si è sicuri che gli atti andranno a buon fine. Non avere la maggioranza mi porta spero tutto il gruppo a lavorare bene, spero, confido sempre in un'opposizione che sia costruttiva, un'opposizione che non sia l'opposizione del no a prescindere. Se sbagliamo, che ben vengano le correzioni, ma mi auguro per il bene della città che tutto il Consiglio lavori proprio per il bene della città di Gran Michele e quindi che ci sostenga e, se è il caso, che ci corregga dove è necessario correggerci. Il mio impegno sarà naturalmente prevalentemente per il settore finanziario. Lavoreremo innanzitutto per il bilancio che non è stato ancora approvato. Ho avuto già modo di confrontarmi con l'attuale ragioniere capo. Lavoreremo per cercare di contenere le spese dove è possibile contenerle. Se è possibile, applicheremo un avanzo per iniziare lavori di manutenzione delle strade. Quindi sarà mia cura già la prossima settimana incontrarmi con i capi settore dei vari uffici per vedere dove gestire, per garantire una allocazione delle risorse in maniera efficiente, per riuscire a chiudere un bilancio quanto più solido possibile. Che dire, mi impegnerò come sempre con un ruolo diverso, prima da tecnico, ora cercherò di impegnarmi con questo nuovo ruolo politico. Spero nell'appoggio di tutto il Consiglio e di tutta la cittadinanza anche. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Branciforte, anch'io faccio parte della squadra che accompagnerà in questa avventura il neo eletto sindaco Giuseppe Purpura. Colgo l'occasione innanzitutto per ringraziarlo personalmente per la fiducia che ha avuto nei miei confronti. Sentiamo tutti il peso della responsabilità nella guida della nostra comunità. Siamo convinti che ci impegneremo al massimo e lo faremo con onore e con estrema lealtà. Per quanto riguarda le deleghe, diciamo ancora sono in via di, ancora è in via di definizione l'attribuzione delle deleghe. Quello che posso dire al momento è che mi verrà affidata, diciamo così, la delega per le politiche sociali. È un settore importante quello delle politiche sociali. Noi durante tutta la campagna elettorale abbiamo cercato di far passare un messaggio. Prima le persone, per noi questo è un impegno importante perché siamo convinti che occorra, diciamo così, ripartire anche dalle periferie, che non sono soltanto dei luoghi fisici ma sono anche dei luoghi esistenziali. L'impegno di questa giunta è chiaro.
è necessario innanzitutto garantire i servizi obbligatori per legge, e poi fare uno sforzo nella direzione, diciamo così, di un aiuto concreto a quanti vivono condizioni di marginalità sociale. Cosa dire? Se non augurare a noi e a tutta la città una stagione nuova, una stagione che dia il segno di una primavera, di una rinascita della città nell'interesse di tutte e tutti. Sì, buongiorno a tutti, io sono Giovanni Lamagna, sono stato anch'io nominato assessore al Comune di Gran Michele. A tal proposito ringrazio il sindaco, l'avvocato Pippo Purpura, per avere creduto nella mia persona e per avermi dato una possibilità molto importante di dimostrare che si può veramente, amando il proprio paese, dare un contributo e aiutare la collettività ad uscire da un momento così delicato e difficile. Spero quanto prima di poter iniziare la mia collaborazione con gli altri assessori. Voglio dire che la squadra che si è venuta a formare è una squadra di persone valide, oltre che in molti casi di amici anche di lunga data, che sicuramente sarà un vantaggio per poter lavorare e collaborare al meglio. E auguro a tutta la comunità, anche auspico che tutta la comunità partecipi all'attività amministrativa, sia vicina alla giunta, sia vicina al sindaco, sia vicina ai singoli assessori, e che quello che qualche settimana fa si è verificato in piazza, cioè questa partecipazione così forte, così bella, sia soltanto l'inizio per un cambiamento culturale, ecco, lasciatemelo dire. Niente, ringrazio tutti e auguro a tutti un buon lavoro. Oggi ufficialmente ci inseriamo nell'amministrazione di questa città, provvediamo al giuramento nelle mani davanti al segretario con l'attribuzione delle relative deleghe. Ho l'onore di far parte di questa nuova squadra che è uscita vittoriosa dalle recenti elezioni amministrative. Ho anche l'ulteriore, e di questo ringrazio il sindaco Pippo Purpura per l'attribuzione della delega della vicesindacatura, un impegno che sicuramente aggrava ancora di più il già non indifferente, diciamo, dell'importante delega agli affari economici che già mi è stata attribuita. C'è molto entusiasmo, c'è molta volontà di cambiamento. Io già da circa 10 giorni, nonostante non avessi avuto l'investitura ufficiale, ho fatto un giro di tutti gli uffici cercando di segnalare e di evidenziare già le criticità, che non sono poche, già presenti, e che anche con un minimo di buonsenso e buona amministrazione si possono sicuramente migliorare. A giorni poi magari vi renderemo edotti su quelle che sono già le criticità che abbiamo individuato e che verso cui abbiamo già trovato le soluzioni che permetteranno sia di efficientare meglio i servizi sia di risparmiare notevolmente denaro proprio per l'ente stesso. È un momento importante e ribadiamo quello che abbiamo già detto in campagna elettorale: noi vogliamo che la città ci stia vicino, perché anche le scelte che allo Stato sembrerebbero più impopolari, penso che se sono condivise con la città possono comunque essere meglio digerite e meglio, ecco, nell'ambito appunto di un migliore efficientamento dell'azione amministrativa.